Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Sono a Bagno di Romagna e adesso inizieremo a fare 50 km lungo il percorso permanente della ciclovia della Valle del Savio. Sono arrivato nella giornata di ieri ed è stata una giornata fantastica. Siamo stati nel cuore della Wellness Valley, dove abbiamo visitato Technogym, abbiamo scoperto la sua storia, visitato l'azienda, provato alcune delle macchine che sono veramente fantastiche, sembrano uscite da un film di fantascienza. Tutto fantastico, incredibile, un'azienda 100% italiana, veramente pazzesca, ma non di solo fitness e wellness vive l'uomo. E siamo quindi venuti qui a Bagno di Romagna, ospiti di Paolo Teverini, che è il cuoco, non lo chef, di questo hotel, ristorante veramente pazzesco. Anche i francesi hanno questa distinzione, c'è lo chef e c'è il cuisinier è il nostro cuoco, lo chef, in francese significa capo, non significa cuoco. Pensate che l'hotel è gestito dalla stessa famiglia dal 1500, ma la cosa che a me ha colpito tantissimo è la cantina con i suoi vini e la sua storia da raccontare. Ci sono bottiglie vecchie di secoli dal valore inestimabile e poi, insomma, la cucina con odori, profumi, sapori, cose mai provate prima, molto particolari, ma che a me hanno piacevolmente colpito. Raga, ci hanno appena portato del pane integrale con una candela vicina che è commestibile, nel senso che si mangia perché è fatta di lardo. Sto tipo volando. Raga, sfrigola, cioè non potete capire. Cioè si vedono le bollicine del grasso e vabbè. Ma adesso è finito un po' il momento relax, ci tocca pedalare e ci tocca pedalare seguendo i cartelli del Grand Tour della Valle del Savio. Io sono qua con questa Lombardo Chamonix che mi è stata data in test, una e-bike elettrica ammortizzata, motore Bosch per lei, ma insomma non sto qua a raccontarvela in questo video, ci ho già realizzato un video test e recensione, quindi lo trovate sul canale. Adesso raggiungo i miei compagni di viaggio e si inizia a pedalare verso il Monte Fumaiolo. E siamo partiti, io attivo Strava, trovate la traccia in descrizione, ma in ogni caso trovate anche tutte le info e il percorso permanente sul sito della Val di Savio, Bike Hub, che trovate qua sotto in descrizione. Adesso ciancio le bande, usciamo dal centro storico di Bagno di Romagna e pedaliamo, ma soprattutto prendiamo in giro Manuel, che è l'unico con la bici senza motore. Bravo, sei coraggioso. Coraggioso o scemo, due sono diversi. Oh, attenzione, così all'improvviso. Fai un po' di fatica, Manuel, dai come abbiamo fatto in allenamento, dai che ci sei, fai andare la gamba, ben parallela al telaio, dai così. Vedi quel ruscello e quel torrente, possiamo chiamarlo così perché siamo a 850 metri sul livello del mare, da qua nasce il fiume Tevere, vero Silvia? Corretto, noi siamo nel comune di Verrieto, al Monte Fumaiolo, da un po'
Tevere ci arriveremo tra un po', e subito dopo le sorgenti del Tevere incontreremo le sorgenti del fiume Savio. Da cui prende il nome? La vallata del Savio. Dal Monte Fumaiolo, cime Tevere ovviamente, arriva a Roma e prosegue, e il fiume Savio dall'altro versante arriva fino all'Adriatico. Partita la salita finale per il Monte Fumaiolo, messo il turbo, marcia scalata. Qua la turbo. Qua la accendi? Acceso al minimo. Grande, ma tu sei troppo alfa comunque, cioè. Prendete esempio da lei, non da me. Prendete cosa? Prendete fiato. Raga, comunque è veramente impressionante pensare che qua nasce il fiume Tevere, il secondo più lungo d'Italia. Qui siamo vicinissimi, poi la sorgente è poco più in alto, c'è una passeggiata da fare per raggiungerla, ma da qua, ragazzi, nasce il Tevere. Non so, è la prima sorgente di un grande fiume che vedo, però è impressionante pensare che da qua nasce il Tevere, da una cosa così piccola nasce un fiume così grande e importante, veramente wow, bellissimo. Ritorniamo sulla strada. Andiamo? C'è una bella pendenza adesso, visto? Fa un po' freschino, ci sono 4-5 gradi adesso a mezzogiorno e mezzo, la salita sarà abbastanza bene qua, fa anche degli strappettini, abbiamo fatto 9%, 8%. Vedi quanto fa freddo, guardate là, che c'è ancora la neve. Siamo quasi in cima. Qua questo è il tratto più pendente di tutti, quindi diciamo non è anche troppo lunga come salita. A parte la temperatura, che non mi aspettavo così fredda, mi ho messo tutti i guanti lunghi. È 16% qui. Non male. Non male come salita. Sta Chamonix. Sta Chamonix va veramente, che è un piacere questa salita. Tra l'altro io ho altri due livelli di assistenza, ma anche in tour, quel rapporto un po' più agile inserito, neanche il rapporto più agile di tutti, ora che guardo bene, si va veramente con piacere. Manuel, ti salvo io, sono venuto a prenderti. Ma senza mani, così in salita, è un uomo veramente duro. Mamma mia. Ah, ok, ti appoggi, vai, 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 vai. Usti. Queste cose non si fanno, ragazzi. Sì, caro. Eccoci qua. Valico Monte Fumaiolo. 1400 metri. Ce l'abbiamo fatta. Prima parte la discesa e qualcosa mi dice che farà freddo. Visto che Manuel non ha i guanti, questa è la soluzione di emergenza. Scaldacollo per coprire e cappello nell'altra. Ok, raga, anche questo non fatelo a casa, però farà veramente freddissimo. E niente, adesso c'è la discesa, questo è il valico appunto del Monte Fumaiolo. Il Monte Fumaiolo appunto da questo lato qua nasce il Tevere, mentre da questo lato qua nasce il fiume Savio, che dà appunto il nome alla Val di Savio e quindi anche al progetto dell'Unione dei Comuni della Val di Savio, per cui noi siamo qua a promuovere questi itinerari cicloturistici. Comunque vi ricordo che in descrizione trovate più informazioni relative a tutto il progetto di questo bike hub. E comunque i posti sono fantastici, anche adesso che è inverno e fa freddo, me lo immagino in primavera o comunque con il foliage. Merita. Facciamo la discesa, io ho dei guanti primaverili, ma vediamo come va. Ok, vamos, scalo la marcia, metti in turbo, e la discesa sarà anche parecchio lunga, circa una decina di chilometri, quindi prepariamoci al peggio, dove il peggio è il freddo. Noi dobbiamo arrivare ad Alfero, che è a 10 km di distanza, e quindi adesso 10 km di discesa. Farà freschino, però noi ce la godiamo. Marcia più bassa e diamoci dentro. Ah, ok, mi stavate aspettando. Non mi fai spaventare. Diamoci dentro. E lì c'è una targa dedicata a Pantani, lui era
di Cesenatico, veniva qua ad allenarsi, insomma queste erano le sue montagne, il suo campo di allenamento. Questo non è più il Tevere, ma è il fiume Savio, e questo è un ponte romano molto antico a due passi da Alfero, che è il primo paese dopo la discesa, dopo 10 km. È molto bello, c'è anche della storia qua nella Val di Savio, perché questa era un'antica rotta commerciale che anticamente portava da Roma fino a Ravenna, era l'antica via Tiberina. Bello il ponte romano, bella anche l'ultima discesa per arrivare ad Acqua Partita, però adesso si mangia. Va, che roba, ma non sei stanco? Grazie. Allora, devo dire che Pietro, nonostante la pancia, può ancora dire la sua in salita. Sì, perché ho l'elettrico. Perché ho l'elettrico. Raga, viva la Romagna. Che pranzetto, una vista bellissima, il locale è molto carino. E poi c'è un manicomio, che a me piace perché è un palazzo brutto e io sono fan. Va bene che è inverno, però raga fa un saranno 6-7 gradi. Non ero pronto per tutto questo, però adesso ho idea che una volta che ritorneremo all'hotel ci scalderemo. Non male. È gelida. Ok, queste in realtà non sono le terme di bagno di Romagna, perché ci sono le terme, però noi avevamo a disposizione la piscina dell'hotel riscaldata praticamente solo per noi. Adesso però devo uscire e spiace perché è stato altre due ore dentro. L'unica cosa è che fuori ci saranno 6 gradi forse, quindi faccio. No dai, pensavo peggio, però ce l'ho fatta. Che roba. Tra l'altro c'è una vista che è davvero niente male. Vabbè, bagno nella piscina dell'hotel eccezionale, ma adesso andiamo in un vero posto del luogo. Questa è un'osteria tipica. Andiamoci dentro. Ristorante Alto e Savio, Sandrino, adesso facci male. Non so cazzi, ragazzi. Quando è guerra, guerra per tutti. Andiamoci dentro. Panzanella. Di bignè rosso. Questo è capo freddo. Capo sarebbe la coppa di testa se vai al supermercato. Molto per il lavoro, no? Quindi in maniera un po' totalizzata. Prende l'ultimo. Ragù bianco col cinghiale. Sto volando. Cotiglia? Scottiglia. Quella è la scottiglia, ci sono un po' di animali dentro, veniva fatto per riciclare le carni. Era il riciclo degli avanzi, e erano anche piatti che si portavano nel bosco, i lavoratori. Vabbè raga, allora beviamo, cioè ci vogliono veramente uccidere oggi. Molto bene, e anche stasera non abbiamo mangiato, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, questa prima escursione nel bike hub della Val di Savio. Mi è piaciuto davvero tanto. Tra l'altro stavo pensando adesso, riguardando il video di questa giornata, cioè oggi per fare il giro sul Monte Fumaiolo, oggi era venerdì e non abbiamo incontrato neanche 10 macchine in tutta la giornata su quei percorsi, quindi bello, mi piace pedalare così con poche macchine in giro e panorami molto belli, cucina
tanta tanta roba, è bello essere qua in Romagna, ma non è ancora finita perché questi primi due giorni sono solo un assaggio, adesso ne avremo altri due sempre alla scoperta della Val di Sabbia, un luogo che io, ammetto la mia ignoranza, non conoscevo, ma mi sta sorprendendo, mi sta soprattutto piacendo. L'ho già detto che si mangia bene da queste parti. In ogni caso, come avete capito, l'avventura non è finita, quindi iscrivetevi al canale se lo siete ancora iscritti, perché domani faremo un'altra escursione molto interessante. Un ringraziamento a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi, e io vi do la buonanotte, perché domani ci daremo ancora dentro, quindi ci vediamo sempre qua sul canale. Buona pedalata a tutti ragazzi, ciao!